conoscenza, ma che certamente vengono praticati Oggi nel sono nostro presentati qui alla Camera di Commercio di Agrigento il rapporto Ecomafia 2009 presentato dalla Legambiente. Sì, è importante che questo rapporto, la presentazione di questo rapporto inizi alla Camera di Commercio, che è la casa degli imprenditori. Spesso noi imprenditori agitiamo il vessillo, alziamo il vessillo della legalità. Ecco, non deve essere una legalità limitata al no all'estorsione, al no all'usura, ma deve essere un'esigenza, un bisogno di legalità a 360 gradi. Ecco, il rapporto sull'ecomafia apre uno scenario che spesso, forse, per troppo tempo noi abbiamo fatto finta di non vedere. Noi diciamo no, noi comunità imprenditoriale dobbiamo dire no alla mafia, ma deve essere un no sicuro, un no certo, un no convinto nei confronti di tutte le manifestazioni di questo cancro che attanaglia la nostra società. Purtroppo dove c'è business c'è la possibilità di un'influenza della malavita organizzata, perché d'altronde è un'economia quasi parallela a quella della legalità, a quella normale. Purtroppo dobbiamo continuare a combattere, ad stare molto attenti, però noi Confindustria continua attraverso la strada già intrapresa, la denuncia, legalità assoluta, distacco e prese di posizioni forti e nette nei confronti di ciò che non è il mercato libero, che deve essere l'unica strada percorribile per noi Parlo imprenditori. sociale, mano a mano va scemando.